Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Gennaro e Ciro di Saki con Baby Gang e La Cream, ma anche La Strega del Frutteto di Sikliu con Chiello e Madame. Due pezzi che immagino avranno le vibe opposte. Io prima di cominciare vi invito subito a lasciare un mi piace, un commento e mi raccomando, se non lo siete, iscrivetevi al canale. Partirei dalla prima, Gennaro e Ciro, di cui c'è anche un video su YouTube e lo andremo a vedere. Non è un segreto che i rapper di Zona 7 o in generale la nuova scena di Milano non mi faccia impazzire, però è uscita questa collaborazione in cui c'è anche La Cream e quindi ero curioso un po' di questa canzone. Baby Gang, già abbiamo avuto modo di parlarne in questo canale, ci ho fatto due reaction, ve le lascio in descrizione o comunque nelle schede. Ha anche le potenzialità, ma a mio avviso è un po' troppo monotono. Di Saki ho ascoltato poco, però quel poco che ho ascoltato non mi ha fatto nemmeno impazzire, quindi non l'ho approfondito più di tanto. E invece La Cream è uno dei pilastri della scena rap francese, che io non seguo tanto, meglio, non seguo come seguivo qualche anno fa, però lui lì è davvero grosso e comunque averlo così come featuring per un rapper italiano secondo me è anche una cosa molto importante. Detto questo, andiamoci subito a vedere il video. Faccio del cazzo. Italia mi fa droga, figlio di puttana. Chi t'ha casato con le popolari? Okay. Avevo solo fame, ora ho la fama. La fama non mi sfama, i bimbi soldati. Che stava qua, quello fa lo bla bla. Se tu scari papà, colpo la gamba scappa. Ok. Va bene. Ci vedono in giro. Mia madre mi disse un giorno che morirò, frate, ucciso. Come ci fai per le dire? T'as vu ni Glock ni Ranté? L'ancien campirlo, autant ta mère qu'un tiao. On a rien à faire comme Tino. On a beaucoup d'appétit. Je roule dans Milan, je bois du Fendi, du Gucci, du Louis. Y'a ces bichettes dans Strata. Mio fratello farà tatata. La prima infama tata. Ok, comincio col dire che a prescindere da chi siano gli artisti in questione è sempre bello vedere quando la scena italiana fotte con qualche altra scena europea, che sia francese, spagnola o anche americana. La canzone secondo me non è male, ha influenze UK drill e la produzione è stata affidata a NKO, che comunque con questi ragazzi in generale un po' tutta San Siro ha già lavorato innumerevoli volte. Il video è stato girato a Scampia, stanno tutti e tre con la tuta del Napoli ignorantissima. E che cosa possiamo dire? La prima strofa viene divisa tra Baby Gang e Saki, che si alternano anche praticamente nel ritornello, mentre nella seconda troviamo solo La Cream. Il problema di Baby Gang è questo, secondo me. Io non mi sento di lamentarmi o criticare la sua strofa, perché secondo me non ha fatto male, tralasciando il monoflow e tralasciando che le cose che ha detto le avrà già dette almeno in 50 pezzi, però spacca perché è un singolo e quindi va visto come una canzone unica. Qualora poi però fa un album e me ne mette altre 7-8 simili, è normale che tendo a dire che Baby Gang comunque sia un rapper scarso o comunque che personalmente non mi piace. Però quando si tratta di fare collaborazioni o comunque pezzi singoli, secondo me sa sempre dare il suo. Tra l'altro fa anche una piccola citazione a Bimbi Soldato, la canzone con Saki, e quest'ultimo continua a non convincermi. Non so dirvi, non lo vedo con una personalità, diciamo, molto contraddistinta. Mi dà di un po' di tutto e un po' di niente. La Cream, tutto sommato, non mi è dispiaciuto. Sinceramente non mi ha fatto nemmeno impazzire, però molto bella la parte in cui appunto parla in italiano e mi ricorda un po' magari subito SCH, madonna se si pronuncia così, detto all'italiana SCH in Balenciaga con Sfera e Basta. Quindi abbastanza carina questa cosa e nel complesso dai, la canzone sinceramente non mi è dispiaciuta. Poi ripeto, è sempre bello vedere quando due scene fottono tra di loro e creano questa unione. Io mi sposterei totalmente su altre sonorità e inizierei a parlare un po' della Strega del Frutteto, questo singolo di Sikliu che come fitta Chiello e Madame. Partirei proprio da questi tre nomi, un trio inedito. Sikliu proprio recentemente ha anche annunciato l'uscita di un suo album ufficiale. Diciamo che è una cosa che se avesse fatto nel 2016-17 starei morendo dall'hype, ora come ora non mi può interessare di meno. Sicuramente se dovesse essere un producer album c'è la possibilità di ascoltare un paio di canzoni almeno interessanti, però la mia paura è che sia un album diciamo da cantante. Questa canzone poi credo che ci dirà molto, perché se dovesse essere un singolo con Sikliu che canta, allora penso che sia molto più probabile che sia un album che lo riguarda come cantante, come rapper. Al contrario, se dovesse aver solo prodotto la base, magari c'è qualche spiraglio di luce in più per un producer album. Tra i tre, Chiello è quello che mi è più vicino per quanto riguarda sia i gusti che le sonorità. Il suo album Oceano Paradiso l'ho reactato, vi lascio il link in descrizione. Devo dire anche che me lo sto riascoltando spesso, non mi è dispiaciuto affatto. Madame invece è un artista che non mi piace sinceramente, abbiamo reactato Tu Mi Hai Capito anche in questo caso, il link in descrizione. C'è da dire che nel suo genere, in generale in quello che fa, nelle canzoni in cui viene chiamata, riesce sempre a dare il suo contributo. Vediamo come è uscito questo esperimento e ascoltiamola.
Ok. Che bello. Lo. Mi è piaciuta più del previsto, infatti sono un attimo sorpreso, non me l'aspettavo sinceramente. Facciamo subito il punto della situazione: Sick Luke non canta, grazie a Dio, no, con tutto il rispetto, è un ottimo producer, un discreto producer, ma come rapper secondo me deve fare ancora tanta strada, comunque anche come cantante. L'idea di lasciare il beat a Chiello e Madame mi sento di approvarla e come. Innanzitutto la produzione è fatta molto bene, dà proprio un bel ritmo alla canzone e la rende una hit, perché secondo me è una hit, ma poi anche Chiello e Madame sono bravi proprio nel renderla così. Proprio il primo incominciato con la prima strofa, poi è entrata anche Madame e tra i due ho preferito nettamente Chiello. Sarà anche che è più vicino ai miei gusti, però l'ho visto proprio bravo, ben disposto a rendere la canzone veramente una hit. C'è da dire che anche però Madame ha fatto il suo, ha dato il suo contributo e quindi nonostante non mi piaccia tanto, non sia tra i miei artisti preferiti, se la canzone è una hit è anche per merito suo. Quindi davvero sono rimasto sorpreso soprattutto di questa canzone perché pensavo non mi piacesse. Anche Gennaro Ciro non è che non pensavo che non mi piacesse, però infatti non mi ha fatto impazzire, la reputo una canzone fatta bene. Questa invece forse me la ascolterei, vi dico la verità. A questo punto, se quello di Sick Luke sarà un producer album, devo dire che l'hype mi si alza anche un po', perché ripeto, quando si tratta di produrre, lui quando vuole sa fare beat veramente discreti, veramente ottimi, e con tutto il giro di amicizia che ha potrebbe anche formare coppie interessanti come magari lo sono stati Chiello e Madame, ovviamente nel suo genere, quindi un po' nel pop, però immaginate anche nella trap, non lo so, se ci mette Tony e Sfera, boom, la butto là. Come sempre vi ricordo di passare in descrizione dove trovate tutti i miei link ai social e vi consiglio di seguirmi per rimanere aggiornati su ogni novità riguardante il canale, ma anche del gruppo Telegram. Mi raccomando, entrate in molti, è una piccola community in cui parliamo essenzialmente di rap. E come se non bastasse, trovate anche le mie playlist rap italiano, americano, emergenti americani e tutte le altre che stanno sul mio proprio profilo Spotify. Cosa ne pensate di queste due canzoni? Quali avete preferito? Siete rimasti delusi o soddisfatti da Gennaro e Ciro e La strega del frutteto? Lasciatemi un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, mi raccomando, iscrivetevi al canale se lo siete già, attivati. Attivate la campanellina così non vi perdete ogni video, ogni reaction. Condividete questo con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.